Buonasera, benvenuti, una puntata esaltante, come esaltante anche l'orario, perché per la prima volta quest'anno siamo in onda alle 21, perché è una serata speciale, andiamo a festeggiare, è una bolgia direi qui in studio, perché andiamo a festeggiare la vittoria del Mazzola Valdarbia nel campionato di prima categoria, il girone F, un campionato entusiasmante. Lo facciamo ovviamente insieme alla nostra madrina per eccellenza, la nostra Alessia Collini. Ciao Giovanni, buonasera a tutti. Ti era piaciuta più madre natura l'altra volta? No, questa va benissimo, grazie. Siamo soft nelle presentazioni, perché abbiamo una puntata, è una bolgia qui, perché abbiamo uno studio gremito, fa comprendere anche questo quanto il Mazzola Valdarbia fosse coeso quest'anno, non se ne abbiano male gli altri. Ma vado a presentare subito il mister, il traghettatore Yuri Pezzatini. Ciao mister! Buonasera Giovanni, grazie dell'invito, come sempre. Non posso dire il mio allenatore preferito, se no poi si arrabbiano gli altri, ma uno dei miei mister preferiti. Sono contento davvero che hai centrato questo obiettivo al primo colpo in una squadra fortissima, una società solida, ma insomma che pretende, quindi sei stato bravo, sei stato contento? Sì, diciamo che è stato un... Il gelato ti serve, sì? Sì, sì. Ecco, ti sentiamo nel microfono, eccolo qua. Sì, e ripartiamo da capo. Allora, niente, dicevamo della vittoria che è stata abbastanza inaspettata per quello che era la vigilia, anche se poi si è sviluppata insomma durante tutto il campionato, e direi che poi in fondo è stata anche una vittoria meritata che ha premiato il lavoro spettacolare fatto in primis dal DS che è qui accanto a me e dalla società, soprattutto dal mio staff e dai veri protagonisti, e poi sono stati i giocatori. Tanti giocatori forti, ambiziosi, insomma gestirli magari forse è stato anche un valore aggiunto in più, no? Perché insomma già nell'ombra dietro di te insomma ci sono due peperini, niente male. No, devo dire la verità, quest'anno ho avuto un compito molto facile da quel punto di vista. Chi è entrato nel nostro spogliatoio ha percepito subito un'unione incredibile che a questi livelli qui fa la differenza, e veramente non si capiva chi era il giovane e chi era il vecchio, tanto che insomma i vecchi con l'entusiasmo hanno trascinato i ragazzi più giovani, che invece sono stati molto seri a dispetto dell'età e dell'esperienza che avevano. Eh sì, magari anche la pettinatura di Violetta forse ringiovaniva la squadra, ma vado a presentare il DS era fuori, che quest'estate insomma si è divertito a fare la squadra, no DS? Sì, buonasera a tutti, grazie dell'invito, sì. Giovanni. Eh sì, dai, diciamo che poi è finita come tutti speravamo. Io sinceramente alla vigilia del campionato pensavo di fare una buona stagione, comunque avevamo costruito una buona squadra, però obiettivamente con il Montalcino lì nel nostro girone era impensabile alla vigilia di poter vincere il campionato. In effetti pochi ci credevano, forse solo voi. Pochi ci credevano, noi piano piano insomma, a parte un piccolo periodo di rodaggio che poi non è durato nemmeno più di tanto, questa squadra ha ingranato e ha iniziato insomma il suo percorso, la sua cavalcata verso la vittoria. Insomma, abbiamo superato il Montalcino alla quart'ultima giornata e niente, e non ci siamo fatti riprendere. Una corsa, una rincorsa, detto bene, fantastica, perché è stata davvero emozionante. Poi un girone di prima categoria dove insomma la prima classifica senese vince il campionato, la seconda vince la coppa, segno che le senesi ci sono e come. Le senesi ci sono e come, poi lo dimostra il fatto dell'Ambra che non aveva mai fatto questo girone, insomma si è ritrovato a disputare delle gare, a parte la distanza che comunque dovevano colmare tutte le domeniche, però diciamo questo è un girone che nelle prime 4, 5, 6 squadre insomma penso che possano essere al top della regione, insomma in questo unico girone. Sì. E anche il Gracciano sta andando avanti, ha vinto. Il Gracciano sta andando avanti, comunque anche il Bitigliano è una squadra di tutto rispetto e dirà la sua senz'altro per la vittoria finale, senz'altro. È un girone fantastico. Vado a presentare Andrea Betti. Ciao Andrea, benvenuto. Buonasera Giovanni, grazie dell'invito. Sono particolarmente contento ovviamente di vederti sempre qua, ormai insomma la coppia di fatto va avanti.
Sì, pizza ride. Sì, mister ride. Sì, ormai è da 4 anni che siamo praticamente insieme. È iniziato da Gaiole, poi quest'anno è proseguita con Mazzola Valdarbia. Sì, ormai è una coppia di fatto, ci troviamo bene per come no, gesti. No, nel senso calcistico, ci mancherebbe altro. Avete famiglia, figlioli? Sì, no? Sì. Non rischiamo niente. Ci si conosce anche tramite famiglia, che stiamo piedi per terra, insomma. E sì, ormai insomma andiamo d'accordo, mettiamolo così, che poi c'è anche dei momenti in cui magari ci si cerca di comunque chiarire nei vari programmi che facciamo, però insomma per ora va tutto bene. Ma la cosa mi fa sorridere, ovviamente sappiamo insomma il livello tu di preparatore portieri è un livello assoluto per queste categorie, che lo dimostrano i fatti ovviamente. Ma e conoscendoti, quando ti vedo in mezzo a un gruppo, mi immagino in mezzo a questi ragazzi, ti hanno fatto impazzire o era il contrario? No, i ragazzi mi fanno sempre impazzire, anche perché il mister ormai ha i suoi discepoli che si porta dietro e quindi sono sempre i soliti. Abbiamo Violetta, abbiamo Di Gennaro, Machetti non c'è, sono sempre quelli che ormai si lamenta, però comunque sono anche sempre... Anche Machetti è tremendo. Insomma, anche Machetti ci mette del suo. Ma il capo espiatorio comunque Violetta si sa che è lui il top di gamma. Però ormai arriveremo anche a lui. Me ne sono fatto un'abitudine, ecco, ogni tanto poi mi diverto con Matteo, perché è bello solito, capito? Sì, sì, se l'hai già detto, una volta almeno, insomma, se ne tiene botta, quindi mi immagino siano scoppiettanti i vostri ritrovi. E vado a salutare anche Andrea Anselmi, che è l'unico col microfonino, no? Te ce l'hai? Non ce l'ho. L'hanno dato solo a te, vedi, il coefficiente di difficoltà è aumentato oggi perché c'è una boglia, quindi... Buonasera Giovanni, e buonasera a tutti e grazie dell'invito. Insomma, te sei uno dei capisaldi, no, di questa società, perché insomma 3 anni consecutivi, poi è già stato un anno nella Val d'Arbia. Sì, proprio, sono alla Val d'Arbia da 4 stagioni, di cui 3 consecutive. E fortunatamente quest'anno ce l'abbiamo fatta a fare qualcosa di importante e di grande, insomma. Sì, davvero, davvero, davvero grande. Da fisioterapista ti chiedo, ma chi erano quelli che facevano più le prime donne a livello muscolare, infortuni? Allora, posso dire che più di tutti gli affezionati, diciamo, dell'infermeria sono Antonio Cerbone e Meconcelli. Sì, senza dubbio. Loro diciamo che vengono volentieri a farsi massaggiare, quasi come se fosse una sorta di centro estetico. Probabilmente sono convinti di essere alla smana loro. Tra l'altro giovanissimi loro. Sì, nonostante appunto la giovane età. Poi vabbè, tra gli affezionati Di Gennaro, Massacci. Che Massacci, tra l'altro non c'è il Massacci già. E vista la giovane età, insomma, anche Machetti chiaramente. Vabbè, ma lui sono l'unico No, comunque a parte gli scherzi, cioè, vorrei fare complimenti a Maho, perché cioè in prima categoria è veramente difficile trovare un giocatore di 40 anni che riesce a disputare 26-27 partite su 30 e a giocarle come le ha giocate lui. Sì, quindi davvero, davvero complimenti. Era un professionista. Davvero complimenti. Era un professionista. Alessia, lo sai, in mancanza, insomma, la Dagger c'è stato un ospite, chi ti sostituì? Te non eri presente in studio. Lo sai chi sostituì? Chi mi sostituì? Matteo Violetta, lì dietro, ora ripassiamo il microfono perché il gelato vola. Matteo, come ti trovassi? Tanto bentornato. Grazie Giovanni, buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Nel ruolo di Alessina, come ti trovassi? Un po' in difficoltà, perché visto, insomma, la differenza è abbastanza notevole. Però secondo me non sono andato male. No, penso sia andato male. Però la chiacchiera ce l'ha. Vedi? Sì. E ora si vinto subito. Non ha sfigurato. Ecco. Tra l'altro è stato presente Pobega qualche settimana fa, ha rinunciato la sfida del beach soccer. La sfida è per te, insomma, spero che quest'anno tutti siamo un po' allenati durante l'inverno, insomma, per bisogna vedere. Vediamo, perché Weon è caposaldo della tua squadra, perché bisogna vedere lui come è messo. Bisogna vederlo davvero. Però, insomma, ti comportasti bene, tra l'altro eri seduto, eri anche meglio lì. Sì, tra l'altro grazie per la comodità, insomma, con il charcot, perché si sta veramente bene, una quarantina di minuti in piedi era tanto, insomma. Parla con un tuo dirigente.
gente. Vabbè, no, comunque siamo contenti di essere venuti anche in piedi, insomma, siamo contenti. Insomma, Matteo, a parte scherzi, solo due minuti netti di serietà, nel senso che sei arrivato, hai seguito Mister Pezzatini, una nuova avventura. Come sempre ti sei buttato con grande voglia e determinazione, qualche problemino in più per te all'inizio, perché quei punti che dicevano forse sono mancati i tuoi gol all'inizio. Sì, all'inizio ho avuto un po' di difficoltà, la squadra nuova, completamente nuova, tanti giovani, probabilmente non c'ero nemmeno abituato, ti dico la verità, insomma, perché le altre squadre c'era sempre stato un gruppo di, chiamali vecchi, insomma, quell'atti che sono abbastanza giovani, però la squadra di vecchi, comunque di giocatori esperti. All'inizio i meccanismi erano un po' diversi, poi piano piano, insomma, secondo me ci siamo abbastanza trovato l'amalgama giusta, sono arrivati dei giocatori con caratteristiche diverse, vedi Nencio, insomma. Eh sì, che tra l'altro anche lui mancante oggi. Sì, anche lui lavora, è uno di quelli, insomma, che fortunatamente oggi ce n'è uno che non lavora e è venuto, però insomma, ora si è sostituito con Nencio, lui ha cominciato a lavorare. Una settimana alterne. Sì. Ma non ho capito, tra te e De Gennaro chi è che segue chi? Vabbè, non lo voglio dire. Questa domanda la passo e la facciamo direttamente. Vediamo, perché voglio vedere. Ho dato delle immagini incredibili. Direi agghiaccianti. Questi, per i bambini siamo in un area penso protetto ancora. Le passiamo. Se si possono un attimo togliere. Eh sì, quelle sono. Questa è la festa, anche meglio se le togliamo. Sì, poi dopo scena un po' più. Più sobri, sì, dai. Togliamo e passiamo. Bene, bene. Anche la parola a Michele De Gennaro lì accanto a te. Michele, buonasera, siamo a tutti. Siamo contentissimi di averti, tra l'altro sei stato preso in giro la scorsa puntata. No, infatti ci tenevo a venire appunto perché non volevo rischiare. Hai preso un giorno di ferie quindi? No, ho preso un piccolo permessino, ma insomma sono contento, ecco, vi ringrazio per l'invito. Che pazienza ci vuole a sostenerlo lì accanto? No, vabbè, con Matte ormai sarà il sesto o il settimo campionato, non sì, ricordo vabbè, neanche il conto. E... Però diciamo, tornando alla domanda di prima... io qui sono venuto che ero un ragazzo di 20 anni e ora grazie anche a lui mi sono riuscito a inserire comunque in un contesto come quello del calcio e per questo poi da lì mi sono trovato bene nello spogliatoio ed è nata un'amicizia. Insomma ti sei inserito bene nel contesto. Sì, è andata abbastanza bene. Senese, sei andata alla grande, tra l'altro devo dire la verità, insomma i tuoi gol li abbiamo visti anche nelle immagini perché abbiamo avuto la fortuna di seguirvi spesso, hai segnato 6 gol in tutta la stagione, ma gol pesantissimi, quindi insomma sono stati diciamo che quest'anno non sono, diciamo, la mia storia non è che parla di un grande, insomma è stato un grande goleador, però quest'anno vabbè, centrocampista poi sì sì va bene, insomma quest'anno è andata bene, è conciso con gol importanti, ecco, mi fa piacere, ecco, aver aiutato la squadra. Tra l'altro gol importanti perché parlavo del Montalcino, il gol finale se non sbaglio. Il no, il gol 1 sì, era nel finale, dopo poi Matte ha fatto il 3. Vabbè, ma ormai era andata la partita, ha fatto il golletto. Sì, ha fatto parte. Il regalo del campionato ci ha regalato. E poi hai fatto il 3-2 con il Quecce Grossa, perché mi ricordo sì, sì, una partita incredibile. Quella fu una partita incredibile, penso... No, penso sicuramente a Cardio Palma perché sì. Al 90esimo stavamo sotto 2-1. E poi per fortuna con la bravura di Nencio a trasformare il rigore e poi in fondo all'ultimo secondo siamo riusciti a portarla a casa. Sì, sì, è stata penso la partita da questo punto di vista dell'anno, ecco. Eh sì, quella perché è stata veramente un po' di sinistro, no? Sì, sì. Insomma, sì. Un gran gol. Ora avevamo le immagini, ci pensavo, la caricavamo, insomma, un gran gol. Quella è sancito parecchio, anche per il Quecce Grossa, però, perché col punticino sarebbe andati nei playoff. Sì, è stata una gara combattuta, veramente dura. Poi erano i primi caldi, ricordo, sì. E non è stato facile. Però insomma, come sempre con il gruppo l'abbiamo portata in fondo. Ma poi ogni gol vedevo ti levavi la maglietta. Quante munizioni hai preso? Perché 65. No, infatti, sì, no, c'ho questo vizio. Anzi, col Quecce Grossa mi ricordo 2 o 3 anni fa, pareggiare al 90esimo. Sempre la maglietta. Sì, dimenticai che era munito, è sbucciato fuori, sì, che pensate. Insomma, vista. Sì, sì, sì. Si poteva quasi nascondere. Andiamo a salutare anche Antonio Cerbone, quanto ha detto qui buonasera il vostro fisioterapista. Tanto buonasera anche a te. Insomma, sei un affezionatos del... Sì, sì, mi ci trovo parecchio bene con Andre. Sì, vedevo. Il Kinesio. Sì, sì. Dalla fine del campionato. Incredibile. Ormai... Incredibile. Alessia, le conosci questi... Sì.
Giovanni. Quando giochi anche te vi scocciate tutti? No. Voi andate a dritto. Non hanno bisogno. Non hanno bisogno, esatto, le donne, esatto, vero? Beate loro, sono elastiche, sono elastiche. E facciamo poi, finiamo di presentare, siete tantissimi, poi Alessia almeno comincerà con le sue domande, ma ti dicevo, no, aspetta, ancora della fisioterapia da alla grande, ma insomma, volevi andare a fare un massaggio, no? Insomma, dalla fisioterapia però buono. Ti sei trovato bene, insomma, un ambiente che conosci anche te bene. Sì, sì, ci sono cresciuto, mi sono trovato parecchio bene, poi anche grazie a questi ragazzi si è creata un'amalgama veramente importante e sono contento che abbiamo vinto questo campionato. E ho fatto un gol e basta, però allora hai fatto uno? Sì, sì, un gollettino ho fatto e sono molto contento di aver contribuito a questa vittoria. È una grandissima vittoria. Vado a salutare un amico, Pippo Bormida, il portierone. Ciao Pippo. Buonasera a tutti. Ormai una presenza quest'anno, sono sempre qui. Tripletta, vediamo se c'è spazio per una quarta. Tra l'altro sì, perché poi saremo ovviamente ospiti della vostra festa il 24, se non sbaglio. Ora poi ne parleremo anche a Papillon. Ci sarà una grande festa per festeggiare appunto questo primato. La Pippo, tripletta per te in studio quest'anno, ma insomma, triplette poche subite perché miglior difesa del campionato. Miglior difesa con anche, diciamo, anche tanti rigori contro, quindi nei gol subiti c'è anche una grossa fetta venuta da rigori contro. Comunque, sì, cioè, la miglior difesa è stata molto, molto importante, grazie soprattutto ai miei compagni, anche, insomma, è stato un risultato di squadra anche quello, ed è stato fondamentale per arrivare a questa vittoria. Eh sì, miglior difesa, quindi penso una sconfitta, almeno la devo aggiornare. Scherzavo, mister Pezzatini, a vedere se era arrabbiato, ma facciamo, ma vediamo un po', ora andiamo a chiederlo tra poco. Comunque un Pippo, per un portiere, penso, avere una difesa così, un reparto difensivo, la difesa di tutta la squadra, insomma, sia soddisfacente, immagino. Sì, sì, ti aiuta molto, ti dà molta sicurezza e anche nei momenti in cui puoi essere in difficoltà ti dà una mano, insomma, e ti fa stare più tranquillo. Eh sì, insomma, hai fatto un bel volo, da Tressa, che sei il Tressa, scusa, passo la Valdarno, è andata di lusso, dai. Andava bene, vai, siamo migliorati. È andata di lusso, ovviamente. Andiamo a salutare anche Kevin Sheganaku. Ciao. Buonasera a tutti. Quando devo scrivere il tuo nome online è sempre un problema, quasi imparato. Kevin, però, mi parlano tutti addetti ai lavori, in tutte le società con cui sei stato, anche il Quercio Grosso, a mia ricordo, mi hanno parlato sempre bene di te, anche Staggio, se non sbaglio. Sì, sì. Mi hanno parlato sempre bene di te, quindi complimenti per il campionato svolto, anche perché te sei reti, no? Anche se Violetta dice di no. Sì, esatto. Cioè, sarebbero 5 perché quello a Gracciano non è da considerarsi gol, ma insomma va bene. Ma perché? Com'è andato questo gol? Raccontaci. Praticamente c'è stato un calcio d'angolo, io tendo ad andare sempre sul primo palo, cercare di anticipare tutti. Fatto sta, nel girarmi l'ho proprio, diciamo, lisciata e fra l'altro un mio amico, la Tramonti Andrea De Gracciano, la si è buttata dentro, che però stavo sfortunato e quindi vi mando un saluto perché io sono in finale. Devo spezzare una lancia, sì, in bocca al lupo ovviamente a Tramonte e tutti i suoi compagni, però devo spezzare una lancia, se il pallone, anche se l'ha lisciato, l'ha toccato, andava verso la porta, è gol tuo. Sì, ma in realtà non penso andasse verso la porta. Ah, insomma, allora allora la faccio vedere, ragazzi. Verso il custode andava, insomma, vabbè, allora ho capito, vai, ha ragione Violetta, va bene. Comunque, insomma, sei soddisfatto, no? Anche il mister penso di te, ma anche te del tuo campionato, immagino. Sì, sono soddisfatto, è stata una grande annata per la squadra, e mi sono tolto finalmente la soddisfazione di vincere un campionato, non mi era mai capitato, insomma. Tanta roba, sono di prima categoria, contento. Non male. Vado a presentare in fondo ovviamente Federico Gentilini, team buonasera. Manager. Tra buonasera, l'altro, buonasera a tutti. Ti abbiamo intravisto nelle foto di prima o sbaglio? Sì, sì, era una partita tra di noi, giocato 25 minuti. Ma non ti rende merito, secondo me, la foto. Andiamo. No, è meglio non metterla. Ecco. Ok, non ti rende merito, secondo me. Però, insomma, se la ritroviamo invece è simpatica perché, insomma,
è bello far capire, insomma, da team manager lo puoi sapere alla grande cosa vuol dire essere in una squadra così, un affiatamento incredibile. Da team manager ce lo puoi confermare. Sì, sì, no, ragazzi sono stati fenomenali tutti, tutto l'anno. Si sono impegnati acqua, sole, neve, tutti gli allenamenti. No, no, non hanno... La previsione del tempo. Sì, 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 sì. Sì. Sì, 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 no, non si sono risparmiati, anche fuori, non si sono risparmiati. Anche fuori, sì, ho fatto una telefonata in diretta durante la vittoria del campionato e ancora non ho capito con chi ho parlato, perché era qualcosa non lo so, di incredibile. Alessia, ora possiamo dare il via, chi è che ti vuoi... Io parto subito dal mister, questa allora meno. Allora ridiamo il microfono, perché non so perché non ti abbiamo messo il microfono. Senti mister, ti vorrei chiedere chi è il più tecnico e chi è invece quello più scarpone della squadra? Senza usare i termini, cioè mi vuoi mettere in difficoltà? Bisogna nicchiare, bisogna rompere il ghiaccio. Su più scarpone preferisco non rispondere. No, dai, hai sentito cambiare. Ma veramente non ci sono giocatori scarponi, devo dire la verità. Cioè, dal punto di vista tecnico è una squadra valida questa. Quindi, sì, sì, quello sì. Ci sono giocatori col piede un pochino più ruvido, mi viene in mente Barbucci. Più ruvido mi piace. Però sinistri dice devo dire no, a parte saluto Jacopo che è un 99, è un prospetto molto interessante, quindi il giocatore più tecnico penso io. Però non ti ricordo così tecnico, la verità. No, ma dai, faccio un torto perché ci sono veramente giocatori con grandissimi piedi a partire dalla difesa. Mi viene in mente lo stesso Sebastiano Cerbone che gioca terzino, che ha un piedino che te la mette dove vuole, davanti Matteo, Nicini, Meconcelli, Paliotti, cioè questi hanno dei piedi spettacolari, in mezzo Michele, Lorenzetti, cioè rischio di dimenticarmi qualcuno e fare una figuretta, dai. Quindi grazie per la domanda, ho messo in difficoltà. Però poi la vorrò integrare dopo, mi è venuto in mente, grazie Alessia. Altre domande? Vai no, invece voglio passare al DS. Al DS, sentiamo. Io invece vorrei andare più sul romantico. Il bello e il brutto del calcio, secondo te? Il bello e il brutto. Allora, premetto che il bello e il brutto. Il bello è giocare a calcio, proprio fare il calciatore. Poi su più si va avanti, poi l'allenatore è un pochino più brutto, però è ancora bello. Direttore sportivo è ancora più brutto, però è ancora bello. Dirigenti penso è proprio bruttissimo. Ti manca il presidente. La scaletta più o meno è questa. Dai, giocare comunque il calcio per me, siccome ha fatto parte moltissimo della mia vita, sia da giocatore, da allenatore dopo e ora da DS il primo anno, secondo me il calcio è anche cultura, non è solo un gioco, perché se fatto comunque a 360 gradi, anche se prima categoria noi si parla di prima categoria, quello che abbiamo affrontato, il campionato che abbiamo affrontato quest'anno, però c'è molta cultura in questo, il modo in cui si sono allenati i ragazzi non è solo sport, cioè se lo sport non va di pari passo con la cultura, quindi anche con l'impegno e tutto il resto, secondo me si può comunque, ecco, diciamo che questa è la cosa più bella del calcio. La cosa più brutta, appunto, ti dicevo che prima o poi dopo si deve smettere, quindi a un certo punto poi dopo si deve far festa e un'altra cosa brutta che comunque, visto che comunque ci sei entrata, è che spesso alle partite, quando ci sono le partite di calcio, anche fuori dallo stadio si va un po' oltre quello che è magari il puro spirito sportivo. Io in primis sono, magari sono un focoso, quindi spesso sono andato oltre, insomma, le righe. Questo è un problema e comunque anche una cosa brutta, perché comunque si entra un po' sulle offese. Sotto il punto di vista tecnico sono stato, penso, fra virgolette, modestamente parlando, sono stato bravo. Sotto il punto di vista pratico, a vedere le partite, sono stato pessimo. Vabbè, però onestissione. La sincerità 10 e lode. E Alessia, poi vogliamo andare i giocatori? Voglio dare anche a Violetta, visto che qua un bel del brutto. Sì, sì. È romantico, Violetta, ovvio.
Ah, bello e brutto a me? Sì, sì. Nonna, ma si può fare fame a De Gennaro? No. No. Ma è bello e brutto. Hai smesso anche per anni per andare a fare box, che facevi? No, no, è un anno, no, che tuttora pratico, perché è uno sport alternativo interessante, secondo me, che per molti potrebbe essere uno scarico delle tensioni giornaliere non male. Dipende per chi le dà. Sì, cioè, è come semplice, chi le dà chi le prende. Esatto. No, il bello e brutto, è il bello per me è lo spogliatoio, l'aggregazione, l'amicizia è quello che si vive, insomma, nella quotidianità degli allenamenti, insomma, perché facevo un conto oggi in macchina, sono messo circa 120 sedute l'anno di allenamento, quindi insomma è tempo che condividi 360 giorni, insomma è parecchio tempo che condividi, escluso la domenica, insomma, e quindi sì, saliamo almeno a 150, sì, che condividi con persone, insomma, e quindi si creano rapporti e tant'altro. E il brutto sono quando questi rapporti si vanno a rompere tra giocatori e società, insomma, probabilmente spesso per cose futili, insomma, e che i rapporti si inclinano, insomma, per cose che succedono al campo e poi rimangano anche fuori. Per me, insomma, io penso che quando gioco, penso di essere uno dei giocatori più antipatici della storia, però insomma, però per me è qua... vero, perché c'è la battuta, no, anche sì, in campo. Ma insomma, a me, a tutti voi, il garbo la battuta. Però quando finisce la partita, per me è finito tutto, e quindi non portarsi dietro le cose, secondo me, è quello a volte succede sbagliatissimo. Michele, mi sta impressionando Giulietta, perché parla seriamente, ormai è imprenditore, proprio ha cambiato stile. No, vabbè, ha sempre avuto uno stile, sì. Poi come, da bosco e da riviera, come si dice, quando fa il serio, insomma, quando poi... Allora, partendo dal presupposto che comunque di serio nello spogliatoio c'è poco, però insomma... Non male. Sì. Ti volevo chiedere, hai giocato sempre in grandissime squadre, tra l'altro molti compagni ovviamente hai avuto qui accanto a te, ma grandi squadre, hai giocato la Chianticiana, che vinse la seconda categoria, poi la Chianticiana ha vinto la prima, quest'anno Mazzola Valdarbia, di queste tre squadre qual era la più forte? Questa è una bella domanda. Allora, vorrei fare una precisazione, nel senso che quest'anno in una squadra così giovane non avevo mai giocato. E ti posso dire che vincere con un gruppo di ragazzi così è stato, secondo me, una doppia soddisfazione, perché hai visto proprio la crescita di un gruppo costante dall'inizio alla fine, da quei pareggi, magari da quel periodo in cui i punti non venivano, fino all'apoteosi finale, insomma, sì. è stata incredibile. E spero, ecco, di noi vecchi, diciamo, di aver lasciato qualcosa a questi ragazzi che oggettivamente hanno fatto la differenza. Sono Ma stati loro. La squadra più forte non devi... qual era? Senti, in prima alla Chiantigiana sei una bella squadra, però una bella lotta, dai, non mi metto in difficoltà. No, l'hai detto. Ora veniamo dalla regia, bisogna andare in pubblicità, poi continuiamo. Alessia, il tour delle domande, quindi prontissima, ovviamente con la penna in mano per le domande. Rimanete qui su Radio Siena TV per Mondo Dilettanti, per raccontare la straordinaria cavalcata del Mazzola Valdarbia, prima categoria. Tra poco. Buonasera e benvenuti ancora, bentornati a Mondo Dilettanti, oggi puntata speciale, siamo partiti alle 21 in un orario speciale perché stiamo festeggiando davvero un'impresa storica, quella del Mazzola Valdarbia, una rincorsa strepitosa, senza sconfitte fino alla 29esima giornata, miglior difesa, imbattuti, un record incredibile, mister, non mi chiudere gli occhi così, ti abbiamo dato anche il microfono, almeno sei contento, no? Però l'ultima, vabbè, ci stava, dai, perdere l'ultima giornata, avevate già vinto. Ti dico la verità, l'ultima giornata, perdere poi a 10 minuti alla fine con una prestazione veramente che ha lasciato il tempo che trova, ci ha lasciato un po' l'amaro in bocca, devo essere sincero, perché ormai, insomma, quando sei lì accarezzi un record che non mi era mai capitato né da giocatore né da allenatore. Si parla di record nazionale poi. Esatto, poi ci tieni a portarlo in fondo, però devo dire la verità, questo certifica ancora di più il lavoro dei ragazzi, la voglia che hanno avuto di fare questa grandissima rincorsa, e secondo me poi è stato anche giusto che quella settimana lì abbiano festeggiato e giustamente, tra virgolette, si sia un po' mollato, anche se
a onor del vero, insomma, forse portare a casa anche un pareggio non era, ce l'avremmo potuta fare, devo dire la verità. E tra l'altro posso dire, per alleviare il dolore, anche il Barcellona ora ha perso la prima partita in campionato, quindi meno male. Vabbè, è una cosa, devo dire la verità, era un piccolo record a cui tenevamo, ne parlavamo sempre nello spogliatoio tutti i martedì e vabbè, è andato, pazienza, rimarrà comunque la grande vittoria di questo campionato. Poi mister, ci vedremo tanto, ora inizia l'estate, ci vediamo più che d'inverno, perché Brigliadoro, ricordiamolo, no? Il 5 giugno Radio Siena TV sarà presente con me, io presenterò la serata, ma insomma Radio Siena TV sarà presente per tutta la cerimonia, insomma, di gala. Mister, ci vediamo lì. Poi Bacco Sportivo, immagino. Colgo l'occasione intanto per ringraziare l'AIAC di Siena, perché stasera mi è arrivata l'email di notifica, ho rivinto la Briglia d'Oro e per me è grande vanto e grande gioia. Questo certifica comunque un lavoro, ripeto, come ho detto prima, di una società, soprattutto del mio staff e di questi ragazzi che mi hanno sopportato e supportato, quindi è una vittoria collettiva, la ritiro io perché poi insomma è nominativa all'allenatore, ma insomma è di tutti. Andrea, voglio chiedere a te, Andrea Betti, col microfono, è contento però, il mister, quando prende questi premi? Ci ha trovato gusto ultimamente, mi sembra, no, a parte le battute, sì, no, sono contentissimo per lui, per noi, per tutti, anche se va lui a prenderlo, lui è talmente in queste cose modeste, è bene essere sincero, non è che è un ricordo che rimarrà per tutti, ce lo ha lui, però sì. tanto, con lui avere un qualche cosa che ci unisce sempre è sempre importante, sempre una cosa che comunque rimarrà per tutti, anche se ce l'ha lui e basta. Insomma. E poi ritirare questi premi, insomma, viene anche sempre che te, però ci sei, la no, cena ci sei sempre. No. Allora, visto che si chiacchiera, no? Poi c'è il Violetta, senti da di dietro che fa le chiacchiere a Vambera, dico la sincera verità, io sono sempre stato, sempre detto al mister qui presente, ci vado volentieri con lui, mi ha sempre detto vieni con me e io non vedo per quale motivo non debba andare, tutto lì, quindi per cui poi le chiacchiere fa Violetta di Gennaio di dietro, lascio il tempo e provo, dopo si fa contento. Tra l'altro quest'anno, se posso dire la mia, offro cena a Betti, Anselmi, Leonardo Fedeli e a DS. I giocatori niente. I giocatori hanno la bottiglia quando ci troveremo per festeggiare e andiamo due giorni via. Quindi. Però mister, non sai che... poi mi raccontate questa cosa, vogliamo sapere. Lei si è curiosa, di queste mete, perché lei gira il mondo da sola, non ho capito dove va a fare questi viaggi avventure. Sì, io da sola, poi sono sbagliato di lì. Mister, no, dicevo, tra l'altro una sorpresa che ti devo chiedere a fine puntata, Maria, te l'accenno ora come dirai privatamente, ma quest'anno per il Ballon d'Oro, anzi la Scarpa d'Oro, non so se avete notato, l'ha vinta Lucatti, 20 gol in eccellenza. Ottimo giocatore, mostruoso davvero, però la nomination per il Ballon d'Oro vorrei farla dai mister che hanno vinto un titolo quest'anno, quindi mister, poi mi dovrei dire una nomination di tutta la squadra per il Ballon d'Oro di quest'anno. Sì, te la dico con piacere, in privato però. DS, voglio riparlare ancora con te, mentre Alessia poi continua le domande, campionato fantastico eccetera, appunto vengono in mente il prossimo anno, volate in promozione, ci sarà un campionato strepitoso perché finalmente tante senesi, vediamo come vi dividete nei gironi, però sarà entusiasmante, no? Anche un'emozione nuova. Eh sì, era l'obiettivo, l'abbiamo raggiunto, ora fra un po' inizieremo a lavorare per la prossima stagione, insomma ci sono alcune gerarchie da rispettare e giù costruiremo la squadra per la prossima stagione, insomma. Quindi davanti possiamo dire Violetta Lucatti. Non è male. No, non è male, però penso è più probabile vada a Montalcino Lucatti. Già la butti già lì, accidenti. Ma quanti vanno già a Montalcino davanti? No, sto scherzando, insomma, logicamente. Non diciamo queste bombe. Sto scherzando anche perché stavo scherzando, insomma, anche perché penso che Lucatti
se veramente fanno il salto di categoria possa rimanere lì, insomma è un'occasione importante per confrontarsi con la D, lo meriterebbe anche, insomma lui e gran parte della Siena Lunghese. Senz'altro, quindi insomma vi metterete al lavoro tra poco, sì, fra vi poco, ancora fino al 24. Poco, sì, fino l'unica certezza che abbiamo, insomma, che anch'io ho è che abbiamo tanti giovani e questa società deve lavorare sui nostri giovani, lavorerà sui nostri giovani e saranno in campo anche il prossimo anno in promozione tantissimi giovani della nostra società. Quello è poco ma sicuro. Poi i vecchi, logicamente, o comunque i giocatori, cercheremo di prendere quelli giusti nel posto giusto anche con l'esperienza di questa stagione e niente, e così cercheremo di costruire una squadra senz'altro competitiva anche per la promozione. Alessia, vai, sono rubato. Io vorrei fare una domanda di Gennaro e ti vorrei chiedere qual è la partita che ricordi con più piacere o nostalgia? Quest'anno? No, in generale, tutta la tua carriera. Quest'anno Quercegrossa, quanto ho capito. Sì, quest'anno sicuramente Quercegrossa, ora ce ne sono tante. Sicuramente il primo campionato che ho vinto quando sono venuto qui a Siena col Gracciano è stata una grande annata e grande squadra. Quella forse era la più forte di tutte allora? Sì, penso sì. Sicuramente a livello di nomi, di uomini, è stata la miglior squadra che ho giocato qui in Toscana. Era vero una top 11, direi. Lì sicuramente la partita, mi ricordava Matteo prima, del Donoratico, a Donoratico, ho vinto all'ultimo minuto, è stata... Vabbè, te l'ha detto perché ha segnato lui. Sì, vabbè. No, poi si era anche in 10, avevamo espulso Cianetti, insomma fu... Un grandissimo Cianetti, penso sia un emblema del calcio. Lui è uno sicuramente dei giocatori che ha avuto come riferimento da quando sono qui, ho veramente appreso tanto, è un giocatore incredibile. Ma la domenica mattina andava sempre a messa prima della partita, io mi ricordo. Sì. Andava sempre, mi ricordo, è incredibile. No, grande capitano. Ma avete dato un'idea per una grande intervista a Cianetti, lo chiamerò davvero. Alessia, continuiamo anche con Cerbone, Scecanaco. Sì, guarda, proprio a Cerbone volevo chiedere invece a te il momento più bello di quest'anno, qual è stato per te? Questo ci diamo anche a Pippo. Ce ne sono stati parecchi, ma il più bello è stato da... virgolette tifoso, quando ero vicino al Milano, ero infortunato e sono andato a vedere la partita contro il Quercegrossa e mi hanno dato sempre gioia, vista, è rimasta immensa da tifoso, scavalcavo la rete. Quella è stata la gioia più bella del campionato. Ora, tra l'altro, non abbiamo le immagini, non so se riusciamo a trovare di Mazzola Valdabbia Quercegrossa, però passando un attimo a Violetta, tra l'altro quella punizione, ora non so se riusciamo a trovarla, penso sia difficile. Sì. Ma quello è un errore del portiere, non è merito tuo. Vabbè, è sempre errore del portiere. No, allora, qui c'è stata una diatriba anche su questa cosa. Ah, sì? Certo, vedi, perché allora... fai scherzi. Allora, io ti posso dire che ho tirato con il massimo dell'umiltà una grandissima... Ah, eccola invece, Franz subito l'ha trovata. Attenzione, No, non è questa. È questa. Ma che è questa, ragazzi? Che tiro a casa mia? No, non c'è questa è troppo lontano. Questa. No. Questa era un cross, era più vicina sempre da quella zona, però vediamo se riusciamo. No, e che secondo me dall'immagine sembrava fosse entrata più centrale. Invece è entrata sopra il palo e la barriera, ha toccato. Più che altro mi è partita oggettivamente forte. Insomma, in porta c'è Greco e per me è un portiere di tutto rispetto. Nel senso. Comunque dai, diciamo, se sta un errore il portiere, contenti, senza problemi. Senza rancore, soprattutto. Tranquillo, non c'è problema, sono errore il portiere. Tipo quello che c'è Gnaco e Gracciano. Quindi, diciamo 11 gol e mezzo allora. Sì, e mezzo. Invece 12. Sì, diciamo. Continuiamo Pippo Bormi. Allora Pippo, il momento più bello per te? Il momento più bello secondo me è stato all'inizio anno, quando secondo me ci fu la svolta, ovvero quando si riuscì a battere l'Ambra in casa alla fine un rigore di Michele, e da lì secondo me è cambiata la stagione, tutti abbiamo preso consapevolezza di quello che potevamo fare. E il più brutto, c'è stato un momento difficile? I momenti più brutti sono stati tutti all'inizio, perché ci fu una serie di partite in cui non riuscivamo più che altro a segnare, quindi ci fu un filotto di pareggi,
però la pareggite momento, come Mancini, forse l'unico momento brutto, forse è stata l'eliminazione dalla Coppa, quando tra l'altro è stata, diciamo, l'unica sconfitta che è contato qualcosa in casa contro l'Ambra, però una partita insomma un po' particolare. Vabbè, insomma, la vittoria finale poi ci sta. Sì, sì. Solita domanda a Kevin e poi continua Alessia. Ma siccome tutti hanno detto per Cirossa, io dico che secondo me è un momento bello, è stato anche quando abbiamo vinto il Pitigliano. Montalcino non lo dice nessuno, la vittoria con la tempesta di neve che era venuta quel giorno, e abbiamo fatto una grande prestazione e praticamente in un campo condizioni avverse, diciamo, e loro non hanno fatto un tiro in porta, e è stata una bella soddisfazione. Col Pitigliano, quindi, che è in finale, sì, playoff contro il Gracciano, ovviamente, se non sbaglio. Alessia, ancora? Io sempre a Violetta, vabbè, diciamo, che mi sembra un aneddoto. Ha detto uno più di uno, noi invece siamo avuto parecchi aneddoti divertenti, e ora sinceramente ditene proprio uno. Diamogli tempo mentre sì, ci rifaccio un attimo una riflessione, si torna dopo. È chiesto al mister, dopo, anche al mister voglio chiedere il momento più bello e più brutto. Reggo il gelato, no no, ce l'ha. Il momento più bello, il 17 d'agosto. Quando ho conosciuto questi ragazzi, si sono presentati in modo spettacolare, si sono messi a disposizione, e da lì è iniziato tutto. Il momento più brutto, forse più particolare, dopo il pareggio con l'Amiata in casa. Un pareggio non del tutto veritiero, perché l'Amiata ha usufruito di un calcio di rigore a 5 minuti dalla fine. Una partita che non siamo riusciti a chiudere, ha decretato il quarto o quinto pareggio consecutivo, e lì un po' di difficoltà l'abbiamo passata. Devo dire che poi col lavoro settimanale abbiamo sempre preso coraggio di quello che dovevamo diventare e di quello che poi siamo diventati. È bello, mister, anche se ti interrompo, scusami, perché insomma qualcuno già rumoreggiava, no? Visto gli addetti ai lavori, poi insomma c'è un po' di gelosie, no? Tra allenatori, si sente parlare, insomma ti sei tolto anche un bel sassolino, perché insomma. Ma io, lo sai Giovanni, mi conosci, ma non è per piaggeria, dico sempre le cose come stanno. Se prendi un allenatore giovane con un progetto fresco, giovane, un po' li devi lasciare lavorare, li devi lasciare crescere. Se vuoi una squadra pronta e vinca subito, fai un progetto diverso, e lì allora puoi anche entrare nel personale. Dico la verità, non ho sassolini da togliermi, ho solo una gran fortuna di essermi trovato al posto giusto nel momento giusto. Gaiole 7 anni fa e Mazzola Valdarbia quest'anno. Sì, quello. Io ti vorrei chiedere una cosa, mister. La partita di oggi è un più nostalgia, in generale. La partita che ricordo con più nostalgia è stata quella di domenica scorsa, che ha decretato la fine del campionato, e è un'annata. Un attimo, ragazzi, è un'annata nostalgia banale. È un'annata. Non fate disonesti, lo sapete. E ti spiego anche perché. Non fate disonesti. Ti spiego anche perché. Nello spogliatoio c'è stato un momento impressionante, un abbraccio collettivo incredibile. Che insomma, per un allenatore di 38 anni, quasi 39, è stato il massimo ricevere, quindi lo ricordo con più nostalgia. E poi niente, poi insomma c'è tanti momenti belli di questa stagione, l'ha elencati prima Giovanni, i ragazzi parlavano. Precegrossa te la nominano perché è stata forse una delle partite più brutte giocate, interpretate da noi, e in un momento particolare però. Difficile insomma. Quando vinci il campionato devi sempre pensare che hai 7-8 partite e devi portare a casa anche non giocando bene. Io dico sempre questo. Giusto. Quindi. E quindi insomma l'allenatore giovane ha detto poi vincere subito, invece ti ha vinto subito l'allenatore giovane, quindi hai fatto un plan. Scusa Alessia, ti rubo per chiedere a Andrea. Andrea, chiedo, ma a livello di staff, perché la fisioterapista le vede sempre dall'esterno, no? Come hai notato insomma questo tuo staff, allenatore portieri, di presidenti? Mi sono con Iuri e con Andrea mi sono trovato benissimo, è stata una bellissima annata e mi sono trovato bene sin da subito,
Iuri non lo conoscevo, l'avevo solo incontrato in altre vesti una decina d'anni fa quando ancora giocavamo entrambi, però non lo conoscevo di persona, e mentre Andrea sì, Andrea già lo conoscevo, però mi ha fatto un'ottima impressione, cioè le impressioni a pelle sono state positive sin da subito, si è creato un ottimo rapporto di stima e di fiducia, e questo legame diciamo si è rafforzato poi nel corso dell'annata. Quindi, l'attrezzatura come siete messi? Allora, io diciamo che seguo la squadra un paio di allenamenti su tre e per tutte le partite. Poi la società si appoggia a una struttura, a un centro di fisioterapia di Siena, dove i ragazzi possono andare a fare le terapie, terapia strumentale in particolare, terapia, ultrasuoni, quelle, insomma, tutto ciò che io non posso fargli al campo, perché sì, sarebbe davvero un Milan Lab a quel punto. Alessia, sì, ma Violetta ti ha detto, è riuscito a trovare l'aneddoto? Ci sono prontissimo. Ha detto c'è. Sentiamo allora. Intanto volevo chiedere se si poteva parlare un po' più piano, perché c'è DS e si è addormentato. E non vorrei disturbarlo. DS, pazienza, ci vuole. Mi dispiacerebbe se si sveglia. E, no, allora, l'aneddoto che mi viene più in mente è che il venerdì, praticamente tutti i venerdì, ci presentava sempre la squadra avversaria, e noi puntualmente se ne combinava una, cioè nel senso si preparava un coro o ci si nascondeva dietro, lui finiva di parlare e partiva sempre una cosa strana. Lui chiaramente si incazzava e diceva, oh, cazzava, non si poteva dire, si arrabbiava e si andava tutti a allenarsi, insomma. E poi l'ha ripetuto anche. Sì, infatti, vabbè, per dire che non si poteva dire, però penso illecito, no? Errata corrige, va bene. E questo sì, un bellissimo aneddoto. Tutto l'anno, tutti i venerdì di tutto l'anno, infatti ho avuto una bella pazienza, penso. Però Matteo, mi ricordo che l'altra volta in puntata c'era il presidentissimo Giovanni Fanani, salutiamo ovviamente, sì, ma cosa c'era? Un saluto un po', si è stato un po' più composto, non si parla del presidente. la cena l'ha pagata o no? Bisogna dire la verità? Sì, io... No, onestamente no. Cioè, allora, diciamo sì, quando si è vinto la sera ci ha fatto una grandissima festa lì alla Sagra, che è la Sagra del Tordo. L'Eroia lì. Era l'Eroia. A Buon Convento. Quindi ci ha fatto, insomma, ci ha portato lì. Però diciamo che io mi aspettavo una cena proprio al ristorante, servita un attimino più un livello un po' più alto. Onestamente ancora non è venuta. Però, ma al bar così, mi dicono di qualche magnum. Sì, e bar, però ecco, da quel punto di vista il bar, diciamo, si è comportato bene, ci ha lasciato il conto aperto, infatti non ha dormito dopo due giorni, dopo lunedì e martedì hanno visto girava per poco convento, perché non è rimasto tanto. Beh, 500 euro al bar. 500 euro al bar a Buon Convento. Al bar a Buon Convento una magnum da Di Bosco non l'avevano mai venduta, l'hanno venduta a noi, eravamo contentissimi. Accidente, sì. Bella festa, insomma. Giovanni Fanani, che salutiamo ovviamente. Invece l'altro presidentissimo, Antonello, come va? Benissimo. Il presidente, l'illustrissimo presidente del Fenciani, il nostro altro presidente, insomma, sì, è venuto spesso a complimentarsi con noi. Devo dire che anche lui su questo discorso scene, insomma, non benissimo. Cioccolatine parecchie, finita la partita, ma insomma. Cioccolatine, insomma, sì, bene, ma insomma si può fare anche meglio. Stiamo andando lungo, voglio fare l'ultimo giro veramente. Hai una domanda a lampo per qualcuno? Siamo quasi a posto. Michele, prima di chiudere voglio fare proprio due saluti. Sì. Futuro che vedi per Mazzola Vallarbi? Hai visto tante società, le hai vissute davvero tante, come vedi la società al futuro? Ma sicuramente, come diceva il DS prima, loro hanno un grande settore giovanile e sicuramente c'è tanto materiale su cui lavorare, e quindi andando a prendere magari a fare degli innesti giusti, utili alla causa, insomma, sicuramente questi ragazzi potranno crescere nel miglior dei modi. Comunque hanno tanto materiale ottimo.
Daniele, non voglio entrare nel calciomercato, lo sai, poi magari stresserò voi il DS più tardi, ma insomma, no, ma te Violeta e fate, rimarrete e andrete a fare una rapina da qualche parte? No, rapine non si fanno, si cerca di andare nei posti e cercare di dare il massimo, poi... E a volte si ci va bene. Scherzare, volte... ovviamente. Velocissimamente, Antonio, ti volevo chiedere, ma il giocatore che ti ha più impressionato quest'anno della squadra? Per simpatia e per qualità, impressionato, sì. Matteo e Michele sono stati. Sono sempre loro. Come mai? Sì. Lo scagnozzo di Matteo e. Loro due. Alessia, volevi dire cosa? Io Pippo invece. Il portiere ti ha impressionato di più. Il collega. Ma quale? Quest'anno? Quest'anno, sì, sì, quest'anno. Il collega, forse in positivo, penso. Sì, sì, impressionato positivamente, non negativamente. Positivo, ci sono dei buoni portieri a Gido, anche giovani. Non ti viene il nome. Ma invece l'attaccante, il giocatore più della tua squadra più pericoloso durante i tiri? Di questi, no, diciamo, Nencini è letale. È difficile da prevedere. Il Nencio è letale. Shiganaku, richiedo la stessa cosa. Il giocatore invece, stesso come diceva Antonio, che ti ha impressionato di più, essendo giovanissimo. Ma insomma, credo di campionati ne giovanissimo, sicuramente. Mahetti, il capitano, sì. Che comunque ti trasmette tranquillità. Oppure, magari, quando giocavo terzino. E mi aiutava. Hai giocato anche terzino? Sì, incredibile. Ancora in tanti anni non ho capito il ruolo. Hai sì. Nemmeno io, sì. Il jolly, insomma fa dove c'è bisogno gioco, te l'ho detto il ruolo. Ah sì, il mister dice esterno del 3-5-2, però io non so tanto convinto. Però vedremo. Allora, siamo in ritardo, ma tanto saluto velocemente i nostri ospiti. Mister, tanto ci vediamo insieme al tuo staff dirigenza, al DS, ci vedremo Brigliatoro, Bacco Sportivo, immagino sarete premiati anche lì, insomma ci rivediamo in questi ambienti, perché ti ricordo a Brigliatoro Sena TV sarà lì a riprendere la serata il 5 giugno, mentre il Bacco Sportivo ci sarà l'8 giugno a San Gusmè. Alessia, ma quest'anno vieni da Briglia il 5, che c'è da fare il 5? Facciamo tutti loro anche. Posso dire? Con il microfono sì, mentre... Grazie, velocemente volevo insieme a Matteo salutare, visto che siamo in chiusura, non so se ce l'avrò, però sì. Ci tenevo a ricambiare i saluti del mio amico Andrea Pobega, fargli in bocca al lupo per questi playoff. Che dovevo aspettare ancora. Dovevo aspettare un pochino e salutare, visto che ci sono anche il mio amico Iliano. Ci segue sempre, e poi la sua famiglia che è a casa in Basilicata e tanto e non vede, poi la zia di Crotone, e poi ci troviamo a Colle per fare il BC football, non mi ricordo il nome, però ci troviamo e andiamo avanti. Un saluto a tutto il Mazzola Val d'Arve, ci troviamo anche il 24, non dimentichiamo la festa al Papillon per festeggiare ancora Mazzola Val d'Arve. Radio Siena sarà ancora lì, perché Radio Siena non si perde mai un appuntamento. Alessia, appuntamento? Andiamo mercoledì prossimo. Mercoledì prossimo 22:45, credo la prossima puntata sarà di nuovo a quell'ora, poi vi aggiorneremo ovviamente come sempre. Intanto chiudiamo la puntata di Mondo Dilettanti, un saluto intanto e buona serata a tutti.